Quello che si domandano tutte le persone che vengono in questo luogo è perché casa e non villa. Casa perché così è sempre stata, seppur di villeggiatura, casa come contenitore di vite, di storie, di memoria. Questa casa assume le sembianze attuali nella seconda metà del Settecento. Parallelamente alla realizzazione della Reggia di Stupinigi, della palazzina di caccia, che è qui a non molti chilometri di distanza, tant'è che alcuni decori dei soffitti di questa casa sono praticamente uguali. Si è mantenuta una suddivisione a stanze e a gradoni. Immediatamente al di sotto del primo gradone abbiamo una porzione di giardino all'italiana, molto regolare, contornato di siepi di bosso, con anche delle figure scolpite che caratterizzano gli angoli di quattro prati. In mezzo a due di questi quadrati di prato, da un lato un cedro deodara e dall'altro lato un pino marittimo. A margine di questa zona di giardino all'italiana troviamo invece quello che volgarmente noi definiamo giardino segreto o giardino all'inglese, formato di diverse piante di tasso. L'orto riveste una funzione molto importante nell'economia complessiva della casa, è una porzione di terreno piuttosto vasta ed è completamente cintato da muri. 7-8 anni fa ho deciso di svolgere un lavoro di inventariazione, di selezione, di cernita. È stato fatto sotto la sorveglianza della soprintendenza archivistica, che ha imposto il vincolo artistico monumentale. E abbiamo ricevuto dei contributi di cui ancora stiamo avvalendoci, con degli studi, degli approfondimenti e soprattutto con un'operazione di digitalizzazione. La biblioteca si compone di due fondi. Uno è il fondo Laiolo e l'altro è quello che potremmo definire il fondo De Vecchi. Il fondo Laiolo è fatto di libri d'epoca, addirittura il più vecchio fra quelli esistenti del 1351, mentre il fondo De Vecchi si colloca interamente nell'Ottocento e nella prima parte del Novecento. Come creare continuità nella gestione di questo bene. Io ho pensato di creare una fondazione che si chiama appunto Fondazione Casa Laiolo, ha fondamentalmente due aree di intervento. Da un lato la conservazione e l'esercizio, quindi la conservazione di ciò che costituisce questo bene. Dall'altro lato la valorizzazione e la promozione.